La situazione tra Di Maio e Grillo è abbastanza tesa, anche se non sembra, perché dopo il summit nella sua villa in Toscana, dove Grillo ha ricevuto i vertici del Movimento 5 Stelle, Di Maio era titubante su un accordo con il PD, anzi avrebbe voluto tornare con Salvini. E però Grillo ha cercato di convincerlo in tutti i modi, dicendogli che secondo i suoi sondaggi segreti il movimento in questo momento avrebbe tra il 7 e l'8% dei consensi, che il movimento era morto. Quindi bisognava attaccarsi al PD e cercare di governare con chiunque per poter stare al governo qualche altro anno, perché non si sarebbe più riproposta un'occasione del genere con taglio dei parlamentari, eccetera, eccetera. Però, dopo quelle riunioni che Grillo sembrava aver convinto Di Maio, le posizioni sono rimaste comunque abbastanza distanti, anche perché, secondo me, Di Maio ha cercato in tutti i modi di rompere questo possibile accordo con Zingaretti, proponendo di tutto. Anche i 10 punti erano poi diventati 20, ed è proprio qui che Grillo ieri dal suo blog ha detto di essere proprio incavolato, detto in un altro modo, con quelli che continuano a mettere 10 punti, poi diventano raddoppiano, diventano 20 punti, come quelli alla standa. Quindi un attacco diretto, senza nominarlo, a Di Maio. Ma Di Maio ha già preso diversi e tanti attacchi da Grillo, a volte lo ha anche, mi ricordo, lo ha anche offeso rispetto alle sue origini, la zona dove è nato, il sud Italia, l'aveva chiamato Terroncello, ma comunque delle definizioni veramente sgradevoli, veramente sgradevoli. Quindi non è la prima volta che Grillo comunque offende Di Maio, comunque lo rimprovera. E questo non lo può fare perché Di Maio prima di tutto è un uomo adulto, è il capo politico del Movimento 5 Stelle. Io se fossi lui taglierei proprio i rapporti, i contatti con Grillo dicendo: va bene, tu hai fondato il partito, però nessuno ti dà il diritto di sentirti superiore agli altri, ma soprattutto di offendere gli altri. Ma loro dicono: ma lui scherza, ma scherza un paio di orecchie. Non è che sì, non è che visto che è un comico allora può insultare, ma no, guarda che sarcasmo, guarda che scherza, ma è perché è un comico. No, no, è perché è un maleducato, tutto qui, grandissimo maleducato. Quindi io se fossi in Di Maio lo manderei a quel paese senza pensarci su 2 minuti, almeno per avere un po' di dignità personale. E poi comunque vada, uno rimane comunque eretto sulla sua spina dorsale. Di Maio non si sa se adesso riuscirà ad avere un ministero, forse il Viminale, forse il Ministero del Sud, però secondo me è abbastanza incomprensibile come sia Zingaretti che Conte stanno cercando di far fuori, di mettere in un angolo Di Maio. Non ha comunque senso. Alla fine sia Grillo cerca di intimorire, rimproverare Di Maio dicendogli quello che deve fare, Conte dice decido io, Zingaretti dice inaccettabile quello che dice Di Maio. Ma insomma, quest'uomo che è capo politico comunque del partito del Movimento 5 Stelle potrà decidere quello che vuole, visto che è stato messo lì come capo politico. Io sarei dell'idea che lui decida di testa sua. Nel bene o nel male può sbagliare, può fare giusto, comunque che decida da solo la linea del partito. Il vero leader ascolta. Vuoi ascoltare l'insultatore Grillo? Ascoltalo. Ascolta Di Battista e ascolta i tuoi le persone vicine, le persone della direzione, del movimento e poi prendi una decisione da solo. Dici, è così. Punto e basta. Perché? Perché lo decido io, perché sono il capo politico. Dovrebbe, secondo la mia opinione, dovrebbe fare così. Perché così rischia comunque di essere continuamente umiliato da tutti, sempre e comunque. E non ditemi che no, ma quei politici sono così, e loro si camuffano, fanno sotto il banco. No, qui sono veramente
parole e frasi sgradevoli contro Luigi Di Maio.